Buongiorno a tutti. Oggi sono qui per introdurvi il video succulento di ECMA 2018 o 2019, boh, ancora non l'ho ben capito. Quindi potete da subito lasciare like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questo è il video giusto per farlo. Bando alle ciance e torniamo a noi. Il video si struttura così: montaggio, parlato. E nel parlato troverete commenti di alto livello, carichi di elementi tecnici. Mi raccomando ragazzi, guardate tutto il video dall'inizio alla fine per almeno due buoni motivi. Il primo è che sembravo Data dei Goonies, con tre action cam addosso e la reflex. Il secondo è perché la mia relazione sentimentale nel montare questo video è passata da fidanzato a single. Ok ragazzi, vi lascio al video. Il like, l'iscrizione, l'app. L'ho detto subito all'inizio. Ok, buongiorno a tutti, ci siamo, siamo alla fiera motociclistica più attesa da tutti i motociclisti di Europa. Siamo ad ECMA e con me ci sono anche loro, i campioni Giovanni e il Super Fronte. In realtà la serata è iniziata da ieri sera, da un pre-serata già a carico. Adesso vediamo che cosa aspettarsi da questa fantastica giornata. Entriamo. Giova, c'è i biglietti? E allora non andate tanto avanti, se no è il fronte che gli si racconta la storia della nostra vita. Che io sono con quei due, grazie. Vai, pronti? Ciao. Madonna, guarda come sono professionale. Che ore sono? L'ora di registrare. Eccoci, ci siamo, dentro è qua. Andiamo via, basta, andiamo via. Mi si sta male. Guardavo il video quando ho visto un po' di luce, l'occhio mio. Stai guardando la moto anche voi ragazzi? Sì, tutti, La gomma. Bravo! Bravo babbo! Chiave da motociclista. No, ormai è rovinato. Chiara, guarda qui in camera. Chiara, guarda qui in camera. Guardalo, bellino. Non ne ha guardata una ragazzi, né di moto né di figlio, Partire
questo secondo me è bellino. Bellino questo, CRF 250 reti. Con questo cazzo sai quanto cazzo ti diverti. 6190. Bella. Ah, godere. Figa queste. Questo sembra di non averlo. Un po' di rovina a sé. Mamma mia, che moto è questo? Cioè, qui non c'è nemmeno una moto. No. Non c'è nulla, non c'è una moto, non c'è un oggetto di moto. No. Non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. C'è tutto, c'è là. Non tutto. Ma non c'è nulla, ma c'è tutto. Non c'è niente. Andiamo anche noi, via. Andiamo anche noi. Padiglione 15. No, mezzo a queste due gnocche. Ok. Padiglione 15 subito dopo le gnocche. Il motore 234 cavalli. Sì. Sì. Grazie. No, ma spingo. Questo c'ha la strumentazione di bordo, pare essere su una nave spaziale. C'ha una sella enorme. Enorme. Ma a me questa mi piace, però si è caricato parecchio avanti, però mi piace. Ragazzi, questa faticosa giornata ad ECMA finisce qui, io sono completamente distrutto e devastato e quindi passerò la linea ad un me nel futuro che vi dirà la chiusura di questo video. Ciao! No, volevo salutare anch'io! Allora ragazzi, la chiusura speciale ve la fa... Ciao ragazzi! Ristorante per il rientro a Firenze, ce l'ha trovato il fronte. Spingere. E la figa? La figa non c'è, ragazzi. Male, male. Ci si butta sui mangiare. Invece è ora che staccano da lavorare, devi spingere. Fino a qua, quando si parla di figa. Dai, che qualcosa troviamo, dai, non vi demoralizzate, ragazzi. Vi aiuto io, dai, ve la trovo io. Ebbene ragazzi, rieccoci qui, il consiglio è che se non siete mai stati ad ECMA andateci perché è un'esperienza veramente fantastica. Vi dico che è impossibile farla o comunque molto molto difficile e stancante farla dalla mattina alla sera e soprattutto in un giorno è molto molto difficile riuscire a vedere tutti i padiglioni perché sono veramente grossi. Quindi munitevi della cartina dei padiglioni di ECMA prima di andare, non fate l'errore che ho fatto io girando a caso, perché la passione e così lo sconcerto della giornata vi porteranno a girovagare a caso, persi, senza una meta. E niente, questo è tutto ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare like e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! I'm alone, I'm a lone wolf.